Diamo il bentornato negli studi di Tempo Radio alla dirigente scolastica dell'Istituto Don Milani di Montichiari, di nuovo con noi, Claudia Covri. Bentornata tra Grazie, noi. Grazie, buongiorno a tutti. Invitiamo gli ascoltatori sempre a partecipare alla trasmissione. Ricordo solo una delle tante coordinate, il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 338 17 19 105. Allora, dunque, cominciamo subito col parlare dell'Istituto Don Milani di Montichiari. Adesso si aprono le iscrizioni, possiamo parlare proprio a livello pratico, proprio perché sì. Il preside è anche questo, non è solo un docente, ma anche il docente più pratico, quello che si deve occupare. Proprio. Esatto, è anche colui che garantisce diciamo, la correttezza delle procedure. Allora, l'apertura dell'iscrizione online è prevista per il 16 gennaio, quindi le iscrizioni, ormai i genitori dovrebbero essere esperti perché sono diversi anni che si fa tutto online, i genitori possono accedere dal 16 gennaio e l'ultimo giorno è il 6 febbraio. Prima del 16 però, da lunedì di questa settimana scorso, quindi dal 9, era possibile registrarsi, perché bisogna fare una sorta di accreditamento e registrazione, quindi è importante prima registrarsi e poi scegliere l'istituto. Ovviamente prima di entrare online bisogna definire bene quali sono le scelte del ragazzo insieme alla famiglia, perché chiederanno i codici dell'istituto scelto al primo posto e poi è importante sapere che è possibile fare una seconda e addirittura una terza scelta, diciamo di riserva, qualora non ci fosse il posto nel primo istituto scelto. Ora, devo dire che il Don Milani è sempre riuscito ad accogliere tutte le richieste, per cui noi non abbiamo mai avuto liste d'attesa oppure necessità di contattare le famiglie e dire che non c'è posto per il figlio. Almeno fino all'anno scorso siamo riusciti a prendere tutti, o magari chiedendo qualche classe prima in più e quindi avere, diciamo, più possibilità di accoglimento. Diciamo che il problema delle liste d'attesa è più un problema delle scuole di città, nelle quali afferiscono non solo gli studenti della città ma anche dell'Interland, e quindi lì hanno effettivo diciamo il problema dell'accoglimento. Noi come istituto centrale ma di provincia non abbiamo in genere problemi di accoglimento. Quindi il genitore si deve accreditare, poi dal 16 si può iscrivere, deve avere i codici delle scuole, ma lì basta anche lì fare una ricerca online e si trovano immediatamente. Noi comunque abbiamo nel nostro sito, nella home page, tutti i codici dei nostri 8 indirizzi, quindi il genitore può accedere all'home page e vedere quali sono le circolari che accompagnano sostanzialmente il genitore a questa procedura. In ogni caso, in caso di difficoltà, il servizio di consulenza e di supporto a questa procedura è garantito dalla segreteria in alcune fasce orario, per cui anche queste fasce orario di consulenza sono sulla circolare. Quindi invito tutti ad andare nell'home page e vedere bene le istruzioni scritte. Giustamente, giustamente. Dunque, per ripetere, dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017. Sì. Per cui c'è tempo, ma chi ha tempo non aspetti tempo, insomma, bene sì. Che lo faccia appunto abbastanza in fretta, obiettivamente, anche perché poi dopo ci possono essere appunto i cosiddetti intoppi, non va internet, non va il server, esatto, cioè, quindi fatelo, non riducetevi all'ultimo minuto. Ve lo consiglia uno che lo fa sempre, di ridursi all'ultimo minuto. Allora, no, proprio per questo, non fate come me. Allora, per quanto riguarda il Don Milani, vorrei chiedere adesso proprio alla preside o dirigente scolastica, le vorrei chiedere, ma per quale motivo un ragazzo dovrebbe iscriversi al Don Milani? Cioè, di scuole ce ne sono tante. Prima avevamo per esempio il vice sindaco di Donato del Garda, che ha un plesso scolastico importante, vicino a Donato c'è Desenzano, che ne ha uno altrettanto importante, eccetera, eccetera. Perché il Don Milani? Siamo a Castiglione, che ha pure anche un bel bacino, esatto, scolastico. Allora, il Don Milani, io vorrei così sintetizzare in 5 ragioni di, diciamo, eccellenza che posso ritrovare io come preside. Voi sapete che io sono preside da un anno e pochi mesi del Don Milani, quindi ho ancora un occhio, diciamo, abbastanza obiettivo nel vedere le criticità che ci sono, e stiamo lavorando con tante azioni di miglioramento ed è un processo comunque lungo, ma anche i punti di forza. Ovviamente ai ragazzini che si devono
devono iscrivere, serve sapere sempre che in qualunque scuola si decida di andare, serve serietà, impegno e senso di responsabilità. Questo vale per tutte le scuole, ma non mi scorderò mai di dirlo, che tutti gli studenti devono sapere che il salto dalla terza media alla prima superiore è un salto di interesse, di arricchimento, di materie nuove, compagni nuovi, quindi sarà un salto positivo, ma sarà un salto comunque di maggiore impegno. Questo io lo voglio sottolineare perché non esiste scuola che regali niente a nessuno, quindi lo studente deve essere pronto ad affrontare con responsabilità questo maggiore impegno. Detto questo, perché il Don Milani? Allora, io ho visto immediatamente, basta vedere, invito anche i genitori a fare una scorsa nel sito di tutte le circolari di questi ultimi 10 giorni, 15 giorni, magari guardando anche il periodo prima delle feste, per rendersi conto della ricchezza di iniziative culturali, di arricchimento, disciplinari, didattiche, metodologiche, di scambi, di certificazioni che offre l'istituto. Credo questa dinamicità sia uno dei punti di forza. Ci sono gli insegnanti che sono, e questo si può anche vedere su Scuole in Chiaro, che poi dirò che cos'è, c'è una percentuale molto alta rispetto ad altre scuole, del 75-76% di docenti di ruolo. E questa stabilità, abbiamo letto sui giornali cosa è successo col nuovo ministro dell'istruzione, che ha riaperto invece la possibilità, la mobilità dei docenti entrati in ruolo quest'anno. Questa stabilità dei docenti è un punto di forza del Don Milani, perché questi docenti che conoscono bene il territorio e i corsi, gli indirizzi di studi del Don Milani, sono poi quei referenti che vanno a proporre in ogni indirizzo di studi queste attività di completamento, di arricchimento del curriculum. E quindi la dinamicità è una delle ragioni per cui, secondo me, uno studente trova un sacco di possibilità di arricchirsi al di là del curriculum scolastico. Quindi dinamicità e rapporti con il territorio. L'altro motivo è l'innovazione. È una scuola che ha attivato in questi ultimi anni un percorso di innovazione e metodologico-didattica e tecnologico-digitale. Anche qui la strada è lunga, non siamo arrivati ai traguardi, come dire, al 100% dei traguardi, ma c'è una buona parte di insegnanti disposto a rinnovarsi e mettersi in gioco per sia sperimentare metodologie didattiche che possano essere anche complementari alla lezione frontale nella classe, quindi lavori di gruppo, lavori a coppie, stiamo facendo un corso di formazione per insegnanti, si sono iscritti parecchi insegnanti su una nuova metodologia che è di esperienze di apprendimento situato. Insomma, c'è una fase di ricerca e di studio per motivare maggiormente i ragazzi all'ascolto e all'apprendimento efficace. Dall'altra parte c'è invece la voglia di fare innovazione tecnologica e quindi utilizzare le tecnologie digitali. E questi sono alcuni punti. Allora, fermiamoci un attimino con la dirigente scolastica del Don Milani Montichieri, Claudia Covri. Ci troviamo tra pochissimo nella... Stiamo dialogando con Claudia Covri, preside dell'Istituto Don Milani di Montichiari. Allora, noi abbiamo visto i primi due punti, andiamo al terzo. Allora, perché? Andiamo al terzo. Allora, che era una scuola aperta al mondo, l'internazionalizzazione, una parola lunga e difficile, che vuol dire però che l'istituto offre a tutti gli studenti, indipendentemente dal corso in cui sono iscritti, per esempio la possibilità di acquisire delle certificazioni linguistiche in inglese, in cinese, in spagnolo, avremo il tedesco breve e anche il russo. Cosa vuol dire? Che il ragazzo può, già dalla terza in genere si fa, ma può comunque qualunque anno, in particolare nel triennio, fare dei corsi, quindi delle ore in più, con degli esami che richiedono comunque una quota anche a pagamento, e acquisire delle certificazioni riconosciute come crediti anche dall'università. Quindi è importantissimo sapere bene le lingue, noi lo sappiamo, per un futuro, per qualunque tipo di ambiente lavorativo si possa prevedere per lo studente, è fondamentale sapere bene le lingue. Noi abbiamo linguistico comunque
con molte lingue da imparare, ma a prescindere dal liceo linguistico è fondamentale acquisire anche queste certificazioni. Poi fondamentali gli scambi, questo è solo per i ragazzi del linguistico, con la Cina, quindi con l'Inghilterra, con la Francia, apriremo anche gli scambi in Spagna e anche in Germania. Cosa sono gli scambi? Sono proprio scambi di studenti. Ci sono dei momenti dell'anno in cui noi ospitiamo i ragazzi in famiglia e altri momenti dell'anno in cui i nostri studenti vanno in famiglia in questi paesi. Esperienze fondamentali per i ragazzi da un punto di vista non solo linguistico ma anche di autonomia e di esperienza personale, perché tornano sicuramente rinforzati e molto contenti di questa esperienza. E poi viaggi di istruzione, anche qui soprattutto per le quarte e le quinte, sono previste anche all'estero. Per esempio adesso i nostri ragazzi stanno partendo per Barcellona, poi avremo la partenza per Berlino, poi la partenza per Monaco, insomma conoscenza delle capitali europee o delle città europee significative. Quindi esperienze importanti anche oltre i confini, no, di casa, della scuola, ma per vedere come funziona l'Europa e come funziona il mondo. L'altro motivo è la partecipazione responsabile dello studente. Stiamo attivando dei percorsi che mi piace ricordare. Uno di questi è la peer education, perché le ultime ricerche affermano che i messaggi sia di natura educativa che di natura cognitiva passano in maniera molto più efficace se detti tra i pari, cioè tra coetanei. Quindi noi stiamo formando, con un progetto che è gestito anche dall'ASL, dagli esperti dell'ASL, un gruppo di ragazzi di terza che diventano un po' i tutor per fare progetti di educazione, per esempio affettiva, alle loro amici di prima e di seconda. Oppure stiamo formando dei ragazzi di terza e di quarta che possano fare da tutor nell'esecuzione dei compiti, quindi nel primo pomeriggio, ai ragazzini di prima e di seconda. Cioè il ragazzino tutor di terzo o di quarta si mette vicino al ragazzino di prima e di seconda e gli fa svolgere un problema, lo insegna, gli insegna a studiare, gli insegna a capire come si fa una versione di latino. Noi vediamo che questa cosa sta avendo molto successo e i ragazzini che ricevono questo supporto dicono di recuperare in maniera molto efficace. Questa è una cosa che è dimostrata già da alcuni decenni in etologia, pensi, che si è scoperto che per esempio un criceto impara un esercizio, non riesce a impararlo da un uomo, ma impara da un topo, per esempio, esatto, perché è un suo simile, lo vede fare da un suo simile, allora a questo punto lo impara, finché l'uomo cerca di insegnare. Il topo lo impara dall'uomo. Criceto no, lo impara dal topo, che ha imparato, esatto, dall'uomo, per esempio. Questo. Sì, sì, sì. Allora, le leggo alcuni messaggi, siamo a 5, sì, le abbiamo detti 5 punti, le leggo alcuni messaggi. Professoressa Covoli, perché devo iscrivere mio figlio al Don Milani? Abbiamo detto 5 punti, questo era arrivato in anticipo, questo messaggio, appunto. Eccola. Poi andiamo a vedere un altro, ascoltatrice che aveva mandato un messaggio di cui sono arrivati solo lettere e numeri, quindi eventualmente chiedo, e come è anche arrivato un grazie preside soltanto, questo è la fine di un messaggio, se chi riconosce il proprio messaggio ci può mandare solo la prima parte così riusciamo a unirla. Allora vediamo, lo Stato non spende per la scuola, questo è un problema di cui si parla molto. Sì. Lo Stato italiano ha un primato, triste primato, di investire in questi ultimi 10-15 anni veramente pochissimo rispetto agli altri paesi europei, e in effetti poi i risultati rispetto alle statistiche di Pisa, OCSE per esempio, lo dicono. Devo dire che con questa riforma della buona scuola, questa legge 107 che è incominciato dall'anno scorso a prendere forma, sono incominciati anche i primi stanziamenti, cioè sono arrivati concretamente per esempio l'anno scorso dei soldi per l'alternanza scuola-lavoro, quest'anno sono arrivati dei soldi per la formazione degli insegnanti, cioè tutto quello che era dichiarato nella legge 107 sta prendendo, grazie a Dio, forma anche rispetto a degli investimenti in termini economici. Certo, c'è ancora moltissima strada da fare, perché poi servirebbero davvero molti, ma molti più soldi, per esempio per le attrezzature, per i laboratori, per gli arredi. Insomma, molta strada da fare, insomma, qualche primo segnale positivo io lo voglio leggere, ma ancora lunga la strada.
Allora, dunque, il Don Milani è una bella scuola e siete bravi invece, comunque arriva questo messaggio, anche perché tra l'altro, pur nelle difficoltà, il Don Milani è tra le scuole meglio strutturate e proprio anche meglio dotate anche proprio di mobilio, sì, di sì, laboratori, sì, eccetera, eccetera. Perché non mettete le divise? Ho visto dei ragazzi vestiti con grife e marche. Ma chi si credono di essere, punto di domanda, non so se divise o grembiuli, perché noi non siamo l'Inghilterra e neanche la Spagna. Esatto, ma questo è un problema che insomma mi solletica, è interessante. Intanto quest'anno abbiamo messo divise ai collaboratori scolastici, che creano comunque un senso di appartenenza, i cosiddetti bidelli. Non sono i classici grembiuli, ma sono comunque felpe e camicie, polo, che danno un senso di dignità anche ai nostri collaboratori. Scusi,